Anticipazioni il segreto. Giovedì 30 aprile 2020. Marcella si rende conto che suo marito non è più quello di un tempo e lo rimprovera duramente, sebbene il giovane non sembri consapevole del suo cambiamento. Urrutia discute con Encarnación riguardo alla irrequietezza di Alicia e dice di essere pronto a riportare la ragazza sulla retta via. Ma sa che non cambierà molto in quanto la giovane è molto ribelle e non ha paura di niente. Carolina mette sotto pressione Pablo e gli racconta della visita di Ramon, che per giunta è un loro cugino, e di ciò che potrebbe accadere. Spiega che in passato è successo qualcosa di grave avente a che fare con lui. Carolina nel frattempo decide di rendere pubblica la sua relazione con Pablo, ma quest'ultimo vi si oppone nuovamente. Inoltre ha un crollo emotivo che spaventa non poco la ragazza. Rosa svela alle sorelle che il suo prossimo appuntamento con Adolfo avverrà nel giardino della casona. Marta ritiene che sia sbagliato e pericoloso. Il loro papà potrebbe accorgersene. Poi, con un velo di tristezza, annuncia la sua imminente partenza per Bilbao. Adolfo e Rosa si proteggono dalla pioggia in cucina. Manuel per poco non li sorprende. Nel frattempo arriva Ramon Strozzabal, che la donna scambia per un venditore. È lui stesso, con fare arrogante, a chiarire l'equivoco, asserendo di essere un revisore di conti. Arriva Don Ignacio e Manuela si scusa. Thomas e Marcella condividono la loro angoscia. La ragazza gli fa capire che adesso che suo marito è tornato, deve stare con lui. Il De Los Visos ammette di provare una forte gelosia quando li vede insieme. Macheda riferisce ad Adolfo e Thomas che la marchesa deve investire nella sicurezza della miniera, prima che sia troppo tardi.